si illumina nel buio. Salve a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Fluorescenza Underground. Come sempre io sono Pablo. E io Sofia. E passiamo alle presentazioni delle band che abbiamo oggi. Allora abbiamo i Cauticamente e gli Spaghetti Superstar, che ora passeranno a presentarsi. Ciao, sono Jonathan, batterista di Cauticamente. Ciao, sono Andrea, chitarrista degli Spaghetti Superstar. E io Filippo, il cantante. Ciao a tutti. A proposito di voi, Spaghetti Superstar, l'ultima volta che abbiamo avuto il piacere di sentirvi è stato il May Days. Sì, giusto. Il festival che ha avuto luogo ad Arzignano a inizio maggio. Sì, com'è stata come esperienza dal punto di vista proprio di una band? Beh, è stata per noi in realtà una data abbastanza particolare, perché era la prima data in cui proponevamo effettivamente un repertorio esclusivamente di pezzi originali. Abbiamo cominciato a portare in giro il nostro tracklist, insomma, di inediti, e sì, quindi è stato un po' un esamino, no? Avevamo, la prova del fuoco. Sì, esatto, in realtà prima avevamo già portato in giro i nostri pezzi, però chiaramente mettere in piedi uno show costituito solo dalle proprie forze è un altro discorso. Quindi una domanda sorge spontanea: un festival può dare la svolta ad una band dal punto di vista anche di pubblico? Beh, una svolta forse è eccessivo, sì, cioè, diciamo che chiaramente dipende dal festival, chiaro. Se sei sul Danubio a un certo quel festival europeo, sì, magari ti dà la svolta. Se sei qua in zona sicuramente aiuta, non dà la svolta, però è sempre un buon trampolino, niente da dire. Certo, come penso sia anche la data che avete avuto con i Meganoidi, giusto? Sì, lo scorso weekend è stata una bella opportunità e abbiamo suonato proprio appena prima, 10 minuti prima che salissero sul palco noi, che salissero sul palco i Meganoidi, c'eravamo noi, e chiaramente ti permette di confrontarti, insomma, con una situazione di grande pubblico e di conoscere anche, insomma, delle persone che ti possono sicuramente insegnare tanto. Indubbiamente. Poi possiamo parlare del vostro video che ho visto, di sì, The Dancer, giusto? Sì, che è il nostro primo singolo. Sì. Cosa possiamo dire? Il video è uscito un mese fa, in realtà l'abbiamo girato a marzo, sì. Praticamente sì, è stato un po' un parto questo video, perché chiaramente il primo video è qualcosa che a cui tieni, insomma, sì, è la prima impressione che dai. La realtà è che siccome lo registrava lui, ha pensato a 50 miliardi di cose per tirar fuori la cosa più strafiga che potevamo fare. Gli è venuto in mente questo e adesso non ve lo anticipo, andatevelo a vedere a YouTube, Spaghetti Superstar, e vedete il video di The Dancer. Certo, certo, quindi c'è stato un bel po' di lavoro dietro. Sì, il problema appunto è che io, lavorando nel campo delle comunicazioni visive, ho pensato bene di usare le mie insomma competenze per questo tipo di lavoro, e però non è assolutamente facile, perché chiaramente autogirare un video a se stessi e la propria band, oltre ai problemi logistici e insomma tecnici, ci sono anche diciamo problemi legati a un discorso di obiettività, e difficile, insomma, creare la propria immagine. È molto più facile, insomma, tirare, sì, fuori quella degli altri. Sì, no? Posso immaginare. Tu hai detto che realizzi video, sì. Hai avuto l'occasione di girarli con qualche band in particolare? Posso raccontare un aneddoto. Uno dei primi video che ho girato è stato con una band milanese che diciamo nelle nostre zone è abbastanza conosciuta, ma in tutto il nord Italia in realtà, e sono gli STP, sì, una band che ormai suona da una quindicina d'anni nel panorama diciamo semi underground italiano, sì, fanno punk rock, molti degli ascoltatori penso li conosceranno.
È stata sì una bella esperienza, perché li ho seguiti in tour per qualche giorno e abbiamo girato il video alla Spezia in un locale storico che è la Scaletta, sì. Sempre un locale aperto da, diciamo, i primi anni 90, e sicuramente l'esperienza mi ha formato parecchio. Certo, e che differenza c'è tra un video realizzato per la propria band e un video realizzato per una band simile? Beh, appunto come diceva Filippo prima, cerchi per te stesso di realizzare qualcosa che effettivamente ti valorizza al meglio e... c'è comunque pressione. Sì, dire. Certo, perché c'è l'orgoglio, insomma, un po' di mostrare il proprio lavoro, e si sa che il ciabattino va sempre in giro con le scarpe rotte, però si cerca appunto di ovviare a questo problema. No, il problema è che se fai robe brutte ti meniamo, e quello è il vero problema della storia. E infatti poi c'era questa spada di Damocle sopra la mia testa che mi faceva prendere la band e questa responsabilità, però insomma le visualizzazioni che abbiamo totalizzato in pochi giorni e i commenti positivi hanno insomma reso onore insomma al lavoro di preparazione di svolgimento delle riprese del video. Ed ecco a voi la canzone degli Spaghetti Superstar, The Dancer. Passiamo ai Caoticamente, e non menta. Jonathan, tu sei il? Batterista. Bene, parlaci del vostro genere. Il nostro genere, allora noi facciamo un rock in italiano che ha un po' di influenze sia del rock, diciamo, italiano un po' moderno che passato, diciamo, comunque
i membri della band sono influenzati da gruppi che vanno dai Misto Nocivo, i primi Misto Nocivo, che sono qui di Vicenza. Noi siamo di Vicenza. E Dit Fiba in poi, fino adesso, Linea 77, Negramaro, gruppi italiani comunque. Quindi voi cantate in italiano? Sì, quindi noi cantiamo in italiano perché vogliamo, appunto, sì, esprimerci in italiano. Il nostro pensiero esce meglio con la nostra lingua madre. E abbiamo sempre pensato fin dall'inizio che è una cosa bella comunque esprimerci così, perché tutto il resto quasi del mondo si canta in inglese, insomma un gruppo italiano che canta in inglese quasi sempre ci sembrava un altro gruppo in più, insomma. Giustamente. So che avete vinto il Vicenza Net Music. Sì. Ma è vero che avete assoldato una squadra di cinesi per raggiungere i voti necessari per la vittoria? Sì, 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 ci siamo trovati un mese fa, siamo andati a fare un viaggio in Cina, appunto. E ci sono costati molto poco, per fortuna, e con questo barbatrucco siamo riusciti a vincere Vicenza Net Music. No. Vabbè, parte gli scherzi, parlaci di questa esperienza. È stata un'esperienza, diciamo, importante per noi, perché non siamo partiti con l'idea, appunto, di farci soprattutto pubblicizzare dal giornale di Vicenza, più che vincere proprio il concorso in sé, perché sapevamo che c'era la possibilità di avere un certo spazio, qualche live in più, qualche articolo in più, quindi ci siamo un po' buttati, insomma. E poi durante il concorso siamo saliti sempre di più in classifica fino ad arrivare primi in posizione a vincere, e siamo rimasti sorpresi anche noi un sacco, insomma. So che in futuro uscirà un EP. Sì. Parlaci. Un EP uscirà a breve, fra qualche settimana spero. Si intitolerà Nemesi Storica e è un po' un piccolo resoconto dell'ultimo anno di noi Incauticamente. Abbiamo cominciato a registrare l'anno scorso, quindi è già un annetto che ci stiamo lavorando e ci sono 6 canzoni e spero ci aiuti a suonare ancora di più live in giro. Come mai non avete mai pensato di girare un video? Come mai non abbiamo mai pensato di girare un video? Ci stiamo pensando in verità attualmente, perché abbiamo voglia di pubblicizzare di più le nostre canzoni. È un buon canale, penso, negli ultimi anni, o nell'ultimo buon decennio, ventennio, qual è, sia appunto la trasmissione di un video, e probabilmente ci appoggeremo a Andrea Bettega per fare il video. Chi? Non so, uno qui a caso che è a fianco a me. No, a parte gli scherzi, sì, scusa, ci saremo in futuro di registrare un video, appunto, magari prendendo qualche canzone dall'EP, Nemesi Storica, quindi. Ok, adesso lanciamo un'anteprima del nuovo EP dei Caoticamente. Una qualunque cosa sembra poterti dire. Rinunciamo per sempre ad un ego normale. Spalle minuti ad un pensiero avido di sete, da saziare in gola avido di sale. Di sale. We'll be right back.
Questa è una domanda che voglio fare ad entrambe le band. Siete sotto etichetta? Noi Spaghetti Superstar no. E voi? Noi Caoticamente nemmeno. E mi piacerebbe? Ci piacerebbe un sacco Noi Caoticamente, sì, per aprire la strada al nostro genere, al nostro rock e poi no, anche perché no, al nostro pensiero. Noi non abbiamo un pensiero, quindi non, non abbiamo motivo di farlo, no, sto scherzando. Se ce lo propongono, ci penseremo, dai. Vaffanculo, che risposta è? Sembravate così, fuck the system, tutti quanti contro, boh, il sistema. Ma no, dai, alla fine dobbiamo smetterla di portare avanti questo mito della band indipendente che con le sue forze è più figo se ce la fa da sola, eccetera. Se c'è un'etichetta che spinge e che aiuta, chiaramente, vorrei ben vedere chi non accetta una mano, insomma, in una situazione di pregna di band come l'attuale. Tra l'altro siamo anche la rock band meno tatuata del mondo, quindi figurati se facciamo fuck the system, siamo proprio... Sì, perché infatti nessun componente della nostra band ha un tatuaggio. E in un, dei bravi ragazzi. Ma perché per fare rock and roll non è necessario avere né i capelli lunghi né avere tatuaggi. Siete proprio casa e chiesa? Non proprio, diciamo. Ma il discorso è che l'attitude parte da dentro, fratello, capito? Io non ho tatuaggi e neanche Caoticamente hanno tatuaggi, quindi no. Però uno di noi è un baffo importante che purtroppo se ne sta andando a Parigi, quindi ci lascerà. Siamo in cerca di un bassista, quindi ne prenderemo uno pieno di tatuaggi, ciccione, che farà un bello. Sì. Adesso uno ciccione ci stanno più tatuaggi, no? Volevo sollevare un'altra questione. Pochi giorni fa il nostro efficientissimo Harry su Facebook ha scritto uno stato un po' di parte contro le cover band. Ta-na-na-na. Voi cosa ne pensate delle cover band? No, vabbè, ma è ovvio che noi proponendo musica propria spingiamo di più una certa, diciamo, fazione di pensiero, però insomma, appunto, la prima cosa è divertirsi, no? Se qualcuno trova grosso divertimento nel fare anche le cover, cioè, chi siamo noi per giudicare? Siamo delle persone non tatuate, non rock and roll fino a un certo punto, e quindi insomma lasciamo il giudizio a chi ne sa più di noi, no? E tra l'altro penso che l'importante poi sia suonare, quindi insomma, qualsiasi cosa uno suona poi tanto male non può fare, quindi ben vengano anche le cover band, anche se personalmente io preferisco fare dell'altro. Bene, ora possiamo passare a parlare dei vostri progetti futuri. Allora, partono gli Spaghetti Superstar, cosa avete di buono, diciamo? Beh, di buono noi abbiamo tante intenzioni, abbiamo sorrisi e ampi parcheggi sul retro. No, abbiamo l'intenzione di registrare anche noi un EP sul finire dell'estate, intenzione di suonare a un sacco di live, a un sacco di festival quest'estate, quindi se non avete niente da fare veniteci a trovare in uno di questi. E in particolar modo consiglio di segnarvi la data del 12 luglio in cui suoneremo al Barbie Music Bar di Arzignano assieme ai Pigtails e ai Quarter Past One, che sono due band di Mantova, data gentilmente organizzata dagli amici qui di Flow Drop. Benissimo. Caoticamente? Beh, anche noi come i Spaghetti Superstar vogliamo dopo suonare il Vicenza Net. Dopo il Vicenza Net Music vogliamo suonare tanto live e promuovere soprattutto il futuro EP che uscirà a breve, Nemesi Storica. E perché no, se qualche etichetta ci sente e ha voglia di farci suonare ancora di più e promuovere la nostra musica, ben venga, siamo qua, cazzo. Grandi, grandi Caoticamente e grandi Spaghetti Superstar.
Siamo giunti alla fine della puntata. Ringraziamo i Caoticamente e gli Spaghetti Superstar. Grazie mille anche a voi di Flow Drop e grazie a tutti quelli che ascolteranno questa intervista e che ci verranno a vedere ai concerti, alle date, e ascolteranno e vedranno il nostro video su YouTube. Grazie da parte di Caoticamente e grazie soprattutto alla squadra di cinesi che ci ha votato al Vicenza Let Music. E beh, la prossima spero che veniate a trovarci numerosi anche ai nostri live. E boh, grazie a Fan Radio, Flow Drop, Rock and Roll, yo, yeah. Ciao a tutti e alla prossima puntata.